Abbiamo con noi Emanuele Apostolidis, che è lo sceneggiatore di Paleo Stories, Ossa Misteriose, un libro realizzato da lui con Elena Ghezzo e Michela Peloso. Ciao Emanuele. Buongiorno a tutti i lettori Becco Giallo, o gli ascoltatori Becco Giallo, in questo caso. E eccoci qua, Emanuele. Allora, raccontaci, ieri è uscito, sappiamo che in realtà anche tu hai già avuto più occasioni per presentarlo finora dal vivo, Paleo Stories. Come è nato questo nuovo progetto? Allora, Paleo Stories intanto è la prima serie fumetti sulla paleontologia italiana, non ce ne sono altri, e come dicevi tu prima, Claudio, si pone su una fascia d'età tra gli 8 e i 14, dove di fumetti non ce ne sono così tanti, non c'è un'offerta così vasta di fumetti da leggere, e quindi questo libro, che è comunque un libro di avventura, quindi si pone su quella su quel target dove i ragazzi possono leggerlo immergendosi completamente in un'avventura grafica, perché stiamo parlando comunque appunto di fumetto, quindi narrazione per immagini, all'interno del mondo della paleontologia. La particolarità di questo libro è che è stato appunto scritto non, come sempre, da uno sceneggiatore e un disegnatore, ma c'è una terza persona che è intervenuta, che è Elena Ghezzo, che è una ricercatrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha fatto la supervisione di tutto il libro, sulle informazioni più divulgative, più scientifiche, ma ha anche dato il suo apporto anche in alcuni bivi della storia, perché abbiamo scritto proprio insieme, e all'interno ci sono anche degli inserti che spiegano il lavoro del paleontologo, quindi che so, la valigia del paleontologo, gli attrezzi che ci devono essere dentro, come funziona uno scavo, e sono inseriti all'interno della storia, quindi non sono slegati, ma il lettore, il ragazzo, leggendo la storia, a un certo punto si trova che i ragazzi, poi parliamo magari anche dei protagonisti, si trovano a dover scavare delle ossa, e allora c'è l'inserto che mostra gli attrezzi che servono per scavare effettivamente. Quindi è innanzitutto un libro di avventura mista alla divulgazione scientifica sulla paleontologia. Ecco, questo è il focus principale. E un team al femminile, perché abbiamo tre ragazze protagoniste, di cui quella che vedete col cappellino è Jay, che è l'appassionata di paleontologia, quella che è un po' la trasposizione della paleontologa Elena all'interno del libro, e che è la protagonista principale. Le altre che vedete, quella col baschetto, è Mila, una ragazza che è amante della moda, del design, ma che anche del giornalismo e quindi anche della scrittura. Poi c'è Nara col capelli viola, che invece è un amante della tecnologia, quindi una super nerd, amante di videogiochi, del gaming. E poi c'è Phil, che invece è il nostalgico anni 80, quindi un amante di delle serie TV in stile anni 80, Stranger Things, la maglietta, ecco, una curiosità che non ho mai detto, è la maglietta che c'è scritto sotto sopra, che quindi fa dei richiami a Stranger Things, e amante di complotti, amante anche lui di fumetti ovviamente, e questo è un team di quattro ragazzi che si ritrovano a un certo punto a scoprire delle ossa misteriose, che li porta a indagare, che li porta a scoprire un complotto con minacce preistoriche, e poi attraverso fughe, mozzafiato, rincorse, clonazione, laboratori segreti, formeranno i Paleo Hunters, quindi i cacciatori di ossa, i cacciatori paleo, che nelle puntate seguenti cercheranno di sventare le ulteriori minacce che ci saranno. Ecco, questa è un po' la sintesi del libro. È un libro finanziato anche dalla Commissione Europea, dal progetto Horizon, per la divulgazione, appunto grazie a Elena Ghezzo, che è appunto il nostro contatto, supervisione scientifica,
E in fondo al libro trovate anche le schede dei dinosauri presenti, ma anche i musei dove possono trovare i ragazzi i resti degli animali citati, oltre all'intervista della paleontologa. Perché vi dico questo? Perché il libro è un condensato di avventura, ma anche appunto di spingere i ragazzi a anche andare nei musei. Infatti la prima pagina che mostra dove mettere i ticket delle mostre, dei musei a cui vanno a partecipare. I musei, eccola qui la pagina che appunto dicevo, dove si citano i musei da andare a visitare, dove possono ritrovare le ossa degli animali che hanno visto in azione nel libro. E il resto è avventura, insomma, come vecchia maniera. Ecco, proprio avventura come vecchia maniera, no? Rifacendoci un attimo all'incipit, Becco Giallo e te, anche per la prima volta, mi sembra, no? Come ci siamo detti prima, stiamo cercando di fare leggere fumetti a una fascia d'età che, concordavamo poco fa, forse non ha così tante scelte, no? In questo momento. Sì, allora non è la primissima volta, perché c'è stato anche il fumetto su Giannelli, che anche lì c'era un'avventura. È chiaro che Giannelli poi adombrava un po' di più la storia fumetti, però sì, non c'è molto. Quindi la sfida è stata anche quella di portare la paleontologia e il mondo dei dinosauri, dei mammiferi preistorici, a una fascia d'età dei ragazzi dove c'è la passione, lo studiano anche a scuola dagli 8 anni in su, ma che poi un pochettino va a scemare, va a perdersi. E quindi mantenere viva sia la passione verso la paleontologia, sia portarli a leggere fumetti, leggere un'avventura grafica a cui magari non sono abituati, perché ci sono tantissimi libri sui dinosauri, sui mammiferi preistorici, ma fumetti non ce ne sono. Quindi è una sfida, e io mi nutrivo di storie di questo tipo qua quando ero più piccolino io. Adesso vedo che questa offerta, e anche Becco Giallo concorda, non c'è un'offerta così ampia di fumetti per quella fascia d'età lì. Allora, se vogliamo poi costruirci anche dei lettori di fumetti anche per la parte poi successiva, è giusto partire da quando sono più piccoli. E sappiamo che, appunto, dicevamo, e sappiamo che hai avuto già occasione di presentarlo in anteprima, e che ci saranno anche un programma fitto di presentazioni. Per cui, prima di ricordare dove ti si può trovare, vi si può trovare nei prossimi giorni, e ti volevo chiedere un po' com'è stato, come sono state le mie esperienze. Particolare per me, appunto, presentare un libro di questo tipo qua, perché mentre gli altri libri, insomma, che ho fatto erano rivolti a un pubblico comunque di adulto, di viaggiatori piuttosto che di comunque le liceali, se vogliamo, su massimo, in questo caso i fruitori del libro sono proprio bambini, quindi la presentazione del libro viene fatta con i bambini davanti. E i bambini sono bellissimi perché sono pieni di domande, cioè bramano proprio di prendere in mano il libro, vedere cosa c'è dentro, cominciano a leggerlo mentre tu stai magari spiegando, e fanno un sacco di domande. Nella domanda in realtà non sempre c'è una vera domanda, ma ti portano la loro esperienza. Quindi è particolare, e ti racconto. Ieri, ad esempio, c'erano questi 20 bambini e sono stati affascinati quando noi facciamo queste presentazioni dove Elena mostra dei teschi, delle ossa, delle ossa appunto di fossili. Ieri ha portato questo scheletro di Smilodonte, cioè la tigre di dente sciabola, e poi Michele, invece, Peloso, che è l'autrice delle splendide illustrazioni dei colori che trovate nel libro, che invece gli insegna a disegnare un dinosauro, un spinosauro, piuttosto che una tigre di dente sciabola. Però è bellissimo raccontargli le esperienze, non è da raccontargli il libro perché poi loro proprio vogliono leggerlo.
Però ti racconto questo aneddoto che è successo veramente, che Elena, per spiegarci bene anche a noi il mondo della paleontologia, ci porta in una grotta a visitarla, a farci vedere come funziona il suo lavoro, e a un certo punto la cosa più interessante che troviamo incuneandoci in questa grotta, con i caschetti tutto buio, eccetera, è una montagna che non si capiva che cosa fosse, che c'è anche nel libro una parte dove i ragazzi vanno in questa grotta e trovano questa montagna, e in realtà è una montagna di cacca di pipistrello. E perché i pipistrelli, è vecchia di milioni di anni, perché i pipistrelli stavano lì e cagavano tutti sullo stesso punto. Quindi è una cosa interessante. E i bambini sono tutti entusiasmati lì sul parlare di questo, del guano, del pipistrello. Ed è particolare perché poi sono partiti a raccontarci le loro esperienze che hanno fatto. Ah, anch'io sono stato in grotta al Buso della Rana, quando siamo stati a Schio ci hanno portato questi esempi qua. E quindi è particolare fare una presentazione perché in realtà è proprio uno scambio di continue esperienze in cui tu guidi questi ragazzi poi a cercare di aver voglia di prendere in mano proprio il libro e leggerlo, ed è una bella soddisfazione vedere che comunque alla fine della presentazione loro lo prendono e cominciano a leggerlo camminando. Cioè è particolare, ecco, quindi molto interessante come tipologia di esperienza da autore. E gli appuntamenti sono tanti perché il libro sta avendo una bella accoglienza, anche presso le librerie che chiediamo. Quindi abbiamo fatto tutta questa parte di anteprima, abbiamo fatto ieri una prima presentazione alla libreria Mondadori all'Ipercity, saremo sicuramente settimana prossima al B-Comics, poi il 24 avremo un laboratorio di paleontologia e fumetto al Mondadori Ipercity di Albignasego, poi il 25 siamo nella libreria Pangea in centro a Padova. Il 1º aprile invece siamo al Museo della Medicina di Padova sotto l'Esperimusme, e quindi anche lì a fare un'esperienza didattica divulgativa sulla paleontologia e sul fumetto. Poi questi sono gli appuntamenti fino ad aprile, poi c'è tutta la parte di aprile-maggio che un po' il calendario è ancora da riempire, ma ci hanno chiamato al Festival di Divulgazione di Parma, faremo dei laboratori al Salone del Libro di Torino, quindi c'è tanta carne al fuoco, vediamo che c'è tanto interesse, quindi siamo felici anche di incontrare i bambini in tutte le posti che ci accoglieranno, insomma. Beh, questa è una cosa che ricorderei a tutte e tutti quelli che stanno ascoltando, no? Che raramente i libri Becco Giallo, soprattutto quelli prodotti da autori italiani, eccetera, esauriscono la loro funzione, no? In libreria, no? Sono distribuiti e toh, ti dimentichi del libro. Ma anzi, molto spesso esiste proprio questa possibilità e invito chi fosse interessato anche in questo momento a chiedere informazioni. Spesso i libri Becco Giallo danno vita proprio a questi tour infiniti di laboratorio o cose del genere che tengono in vita il libro anche a prescindere da dove di solito vivono i libri, no? È una nostra caratteristica. Per cui questo è proprio anche un invito a chi ascolta. Sappiamo di essere seguiti da molte bibliotecarie, da molti insegnanti e insomma, Paleo Stories va ad aggiungersi a quella rosa di possibilità che Becco Giallo propone per fare laboratori in giro. Sì, anche nelle scuole, appunto, noi la formula è quella che dicevo prima, una prima parte di pura divulgazione di paleontologia, quindi mostrando scheletri, ossa, fossili, in cui la paleontologa presenta tutto il suo lavoro, quindi mostra gli attrezzi che utilizza. In mezzo, io che parlo un po' di sceneggiatura, ma sai che in questi casi tu, Claudio, lo sai bene, passiamo un po' in secondo piano, e poi c'è la parte di disegno, e quindi insegniamo ai ragazzi a disegnare coadiuvati con una regia, che è poi la parte di sceneggiatura. Aspetta, ecco, mi eri scomparso un attimo, ma sei ritornato.
Eccoti qua. E, ok, Emanuele, grazie per averci presentato Paleo Stories. Ricordiamo a tutte e tutti che è disponibile sul sito Becco Giallo, che pubblicheremo il calendario delle possibilità di incontrarvi dal vivo. E ecco, un saluto ai lettori, grazie per essere stato con noi anche in questo esperimento di nostri streaming in diretta. Grazie, grazie a voi e ricordo anche che facciamo una piccola cosa. Tutti quelli che parteciperanno al laboratorio prepareremo delle spillette con scritto Paleo Hunters perché diventeranno proprio membri di questo gruppo. Anche loro faranno parte di Paleo Hunters, i cacciatori di ossa. Quindi a chi partecipa ai laboratori cercheremo di dare anche questo souvenir di appartenenza al gruppo dei Oh, Paleo Hunters. aderite anche voi al club dei Paleo Hunters. Grazie, Apos, ci Grazie. sentiamo presto. Grazie a voi, grazie a tutta la redazione, come sempre molto vicina, e grazie a tutti i lettori che speriamo ci supportino in questo esperimento di lettura e divulgazione del fumetto e della paleontologia. Grazie, ok, grazie, a Grazie, presto. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.